sindaco, perché la decisione di celebrare così il 25 aprile durante questa pandemia? Ma sicuramente perché Lanciano è la città medaglia d'oro al valor militare e quindi non potevamo ridurre questa manifestazione a un collegamento streaming e basta. È un sentimento forte di questa città che ha radici democratiche fortissime. Ricordo a tutti che siamo stati la seconda città a reagire ai nazifascisti dopo Napoli, e da qui è partita quella grande storia che è la Brigata Maiella, da questo territorio. Parlo anche come presidente della provincia, ovviamente, perché noi siamo la provincia forse che più ha dato alla resistenza, e quindi non potevamo fare cose minime. Abbiamo voluto fare come se fossero presenti tutti i cittadini, le associazioni combattentistiche che saluto, l'AMPI e tutto il volontariato che in questo periodo sta dando un segnale fortissimo di collaborazione per il coronavirus. Quindi era doveroso ricordarlo in questo silenzio in cui siamo stati privati di piccole libertà. Che cosa voleva significare tanti anni fa essere privati della vera libertà, quella di parlare, di esporsi, di dire un parere contrario che veniva combattuto con la violenza e poi con, diciamo, una guerra che è stata devastante. Ecco, queste sono le motivazioni per cui abbiamo voluto fare questa manifestazione, per ricordare coloro che hanno dato la vita per la libertà, per la democrazia, per la Repubblica. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, o partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao. E infine il sindaco Mario Pupillo rivolge un pensiero commosso a quei cittadini caduti a causa del coronavirus. Quello che più unisce queste persone è che hanno lasciato questa vita terrena senza il conforto e la vicinanza dei cari. Come soldati in guerra, come partigiani, loro hanno vissuto un'esperienza di solitudine, nonostante l'affetto che i medici e gli infermieri potevano dare. E questo è un paragone che mi è saltato subito facile, diciamo, perché la solitudine in quel momento è drammatica per chi la vive e chi la subisce, come i familiari che non hanno potuto abbracciare i propri cari.